Pioggia e vento forte stanno bersagliando dalla notte scorsa varie zone in tutte le province marchigiane, in particolare in quelle di Ancona e Pesaro, in cui si segnala anche un mare molto mosso. Diversi interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi caduti o rimuovere rami pericolanti. Si è verificata una piccola esondazione del fiume Foglia nel Pesarese sulla statale 744 fogliense a causa di allagamento che ha coinvolto il piano stradale. È stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra il chilometro 13.800, località Borgo Massano, e il chilometro 15, località Cagallo. La circolazione è stata deviata in modo locale mediante viabilità alternative. La situazione è critica, ma per il momento sotto controllo, ha affermato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dalla sala operativa con prefetto, forze dell'ordine e protezione civile. Per ciò che riguarda il fiume Foglia, ha continuato, il livello è alto, ma sotto controllo. Per il momento nessuna emergenza. Nel punto più basso, ha detto, quello di via Sardegna con via Toscana, abbiamo ancora circa 1,5 metri di margine. I mezzi e gli uomini della provincia di Pesaro Urbino sono stati impegnati in numerose località con l'emergenza maltempo. Sulla strada provinciale 32 Pesaro Monbaroccio e sulla strada provinciale 38 Tavuglia per presenza di acqua e fango, su molti tratti per la presenza di ramaglie, sacche d'acqua e lungo le banchine, ghiaia e buche. A Fano, addetti al lavoro per allagamenti sulla strada provinciale 3 Flaminia tra le località di Carrara e Ponte Murello, dove si sono registrati in diversi punti ampie sacche d'acqua proprio lungo la carreggiata. Diversi anche gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia per rami pericolanti e strade ostruite. A Fano, sulla strada provinciale 92 in località Cerbara, è stata rimossa una pianta caduta che ostruiva parte della carreggiata. Spazzato via dalla forza delle acque della foce dell'Arzilla, poi il passaggio provvisorio fatto di materiale riportato che collegava al Lido. Noi abbiamo tolto, quando il tempo è peggiorato, abbiamo tolto le pedane e la mareggiata ha portato via la sabbia come doveva fare. Oggi fra l'altro dovevano iniziare i lavori di demolizione del vecchio ponte, per cui appena tornerà il buon tempo cala l'acqua, si ripristinerà la passerella provvisoria per consentire il passaggio e inizierà subito il lavoro del nuovo ponte. Poi chi critica ci sta sempre, inevitabile, ma deve spiegare cosa avrebbe fatto diversamente. Ma l'allerta meteo ha messo in moto anche tutta la macchina dell'emergenza fanese con il monitoraggio costante dei corsi d'acqua. Diciamo che la zona costiera si è un pochino salvata rispetto all'interno. Nel complesso, nella provincia di Pesaro, sono state accumulate, come a livello statistico, 50 mm di acqua nella giornata di ieri. Sono previste nella giornata di oggi, nelle 24 ore di oggi, 20 mm di acqua. Continua il monitoraggio, tutta la notte i volontari hanno lavorato, ogni ora, ora e mezza, tutti questi punti sono monitorati. Al momento siamo tranquilli e comunque la macchina della protezione civile del comune di Fano si era già mossa ed è comunque sempre allerta, è stata sempre allerta. Devo dire che grossissimi problemi non ci sono stati. In ogni caso noi siamo pronti, saremo pronti anche nelle prossime ore, sperando che continui a diminuire l'intensità delle piogge.